Le giraffe sono maestose. I bufali sono formidabili. Ma grazie alla sua regale criniera e al temibile portamento, il leone è conosciuto come il re degli animali. È sempre stato celebrato per la sua maestosità, il suo coraggio e la sua forza. Re e regine l'hanno adottato come simbolo di potenza. Anche se il carnivoro più grande delle pianure africane, è più piccolo delle tigri asiatiche, ma più veloce. La folta criniera di un maschio adulto si scurisce con l'età. Le criniere, oltre ad attutire gli attacchi dei nemici, aggiungono più volume, rendendoli più temibili e mettendo in guardia gli altri leoni. Più stupefacente della criniera è il loro ruggito. Il suono di un leone che difende il proprio territorio può essere udito da 8 km di distanza. La sua presenza scatena il panico fra gli altri animali. Il leone vive davvero una vita degna di un re. Dorme circa 20 ore al giorno e il suo riposo è interrotto solo quando caccia. Le femmine sono fondamentali nella caccia e grazie al loro lavoro di squadra riescono ad abbattere anche le prede più grandi. Queste cacciatrici spietate, però, sono anche madri amorevoli, con un profondo istinto materno che le porta a proteggere i cuccioli dagli altri predatori a qualsiasi costo. Esistono pericoli inaspettati per gli animali che vivono nella savana. Se l'aria diviene pesante e faticano a respirare, gli animali si innervosiscono. Cercano di individuare da dove provenga il pericolo. Il loro olfatto altamente sviluppato rileva del fumo e questo significa pericolo concreto. Il fuoco è un nemico mortale per tutti, per prede e per predatori. L'istinto dice loro di correre velocemente e il più lontano possibile dalle fiamme in avvicinamento. Gli animali fuggono in tutte le direzioni per mettersi in salvo. Nella savana il fuoco è spaventoso per gli animali che riescono a scappare e fatale per quelli che non ci riescono. Separati dalle fiamme, alcuni sono tagliati fuori dal resto del branco. La leonessa deve cercare un rifugio per proteggere i cuccioli. E non le rimane che attendere che le fiamme retrocedano. I leoni sono cacciatori opportunisti e cacciano qualsiasi preda, a prescindere dall'età, dal sesso e dalla taglia. Per abbattere l'animale più alto della terra, lavorano in squadra. È una caccia difficile e pericolosa. Attraverso una dimostrazione di grande coraggio, forza e tenacia, il branco attacca la giraffa. È un'azione ardita e rischiosa. Dopo essere stato circondato, l'animale viene attaccato alle spalle, impedendogli così di scappare. La giraffa è 5 volte più alta e più pesante del leone. Cacciarla non è mai facile. Il suo zoccolo è molto grande e può anche uccidere. Le leonesse si avventano su una zebra al galoppo. Preda e predatore possono raggiungere la stessa velocità, ma la superba forza muscolare, gli artigli e i canini affilati del leone causano più danni. Con i possenti muscoli delle zampe, sferrano colpi che lacerano la preda. I leoni non mangiano tutti i giorni, ma possono ingurgitare fino a 30 kg di carne in una sola volta. Per sfamare un branco, occorre una zebra intera.
il leone l'animale più pericoloso della Terra? È un angolo della Terra inospitale, arido e bruciato dal sole. Quando il sole tramonta e la temperatura scende, il deserto diventa un luogo molto pericoloso. Il pericolo ha la forma di un pungiglione acuminato, carico di veleno. Si può nascondere ovunque, sotto una roccia, in una scarpa e persino su un letto. Si tratta dello scorpione. Nati più di 400 milioni di anni fa, gli scorpioni hanno visto l'ascesa e la caduta dei dinosauri e forse sopravvivranno all'umanità. Il duro esoscheletro li protegge anche da massicce dosi di radiazioni. Con il pungiglione velenoso e le potenti chele, vanno alla ricerca delle loro prede solo quando cala il buio. Esistono circa 2000 specie di scorpioni, differenti per taglia, habitat e tossicità del veleno. Nell'età del bronzo, gli astrologi babilonesi lo inserirono nel loro zodiaco. Chi aveva questo segno era considerato freddo e vendicativo. Nella mitologia greca, Scorpius era un gigante inviato da Gaia per uccidere Orione. Le specie più pericolose si trovano in Africa settentrionale. Durante il giorno cercano nascondigli bui e tranquilli. Nonostante abbiano numerosi piccoli occhi dislocati in tutto il corpo, a fare la differenza sono i peli che ricoprono le zampe. Captano le minime vibrazioni, aiutandoli a localizzare la preda, a capire la direzione in cui essa si muove e a essere pronti a iniettare il veleno tramite i pungiglioni. Le chele sono usate per difesa e per schiacciare la vittima. Le rocce e le pietre del sottosuolo si animano non appena gli scorpioni escono dai nascondigli in cerca di ragni e insetti. Gli umani più colpiti sono i bambini, vulnerabili al veleno. Gli scorpioni non sono aggressivi, ma diventano pericolosi se disturbati mentre cercano dei nascondigli. Molti attacchi agli umani avvengono per difesa. Alcuni scorpioni sono solitari e attaccano i simili quando invadono il loro territorio. Quelli velenosi hanno delle chele più deboli e un corpo più piccolo. La loro forza risiede nel veleno. L'uomo viene solitamente punto su mani e piedi se disturba lo scorpione quando è nella sua tana. Il loro veleno uccide più di 3000 persone l'anno. Come potenza è paragonabile a quello del cobra reale. Sono entrambi composti da neurotossine e provocano la morte per insufficienza cardiaca o respiratoria. Su 2000 specie di scorpioni, solo 25 sono letali per l'uomo. Non c'è da meravigliarsi se queste creature preistoriche sono fra le più temute nel regno animale. Il pasto di questo scorpione si trova tra la terra arida. Si prepara ad attaccare con le sue armi mortali. Le dure chele afferrano la vittima. Poi il pungiglione a siringa trafigge la preda e inietta la neurotossina letale. Le molecole attaccano il sistema nervoso centrale, bloccando i nervi che controllano la respirazione. Il veleno è iniettato con precisione chirurgica e paralizza la preda all'istante. Subito dopo, lo scorpione riversa i succhi gastrici sulla vittima e ne risucchia il corpo liquefatto che resta bloccato fra le potenti tenaglie. Alcuni esemplari vivono fino a 10 anni, contando solo sulle proprie armi per sopravvivere. Nascosto nel buio, è lo scorpione il predatore più pericoloso sulla terraferma? Con lunghe zampe che tessono trappole ineluttabili, uova prodotte che si schiudono a centinaia e zanne che iniettano veleno letale nella vittima, i ragni fanno paura a molte persone. Nella mitologia greca, la tessitrice Aracne fu trasformata nel primo ragno.
In quella giapponese, i demoni mutaforma spesso ne assumono le sembianze. I ragni dei cunicoli sono fra i più pericolosi al mondo. Di questi, il più letale è quello con la ragnatela e imbuto di Sydney. Aggressivo e facilmente eccitabile, questo ragno è sempre pronto a mordere. Cacciatore di coleotteri, scarafaggi e piccole lucertole, ha un addome grande come il pollice di un uomo ed è davvero letale. Le ghiandole belenifere situate nelle zanne contengono una miscela complessa di sostanze chimiche virulente. Con un colpo verticale verso il basso, le mandibole uncinate trafiggono la preda e iniettano la giusta dose di veleno. Questo grillo riceverà una dose più alta di quella che spetterebbe a un insetto più piccolo. Quando decide di iniettare la dose massima di veleno, il ragno dei cunicoli australiano può arrivare ad uccidere un essere umano. Ed è già successo. Questi ragni si nascondono fra rocce, tronchi e fessure e sono spesso fatti uscire dalle loro tane da piogge e inondazioni. Alcuni maschi sono stati avvistati in giardini di città e in case alla ricerca di femmine. Come gli scorpioni, anche loro sono stati trovati in scarpe e vestiti lasciati sul pavimento. Se il ragno dei cunicoli può essere pericoloso e letale per l'uomo, ne esiste uno che uccide e si nutre dei suoi simili. Il ragno Porzia, grande solo un centimetro, si è evoluto cacciando altri ragni. È specializzato in quelli saltatori e quelli tessitori. Questo esemplare ben mimetizzato sfrutta la vista scarsa degli altri ragni, confondendosi tra i frammenti di foglie caduti sulle loro tele. Possedendo la seconda vista più acuta del regno animale, questo ragno intelligente può risolvere ogni problema ed elaborare delle tattiche di combattimento specifiche per ogni vittima selezionata. Una delle tecniche usate è la mimetizzazione tra le rocce per tendere degli agguati. Abili a salire sulle ragnatele di 11 diversi tipi di ragni, i Porzia riescono a imitare le vibrazioni di insetti intrappolati e i rituali di accoppiamento di chi stanno cacciando. Se attirano il ragno fuori dalla tana, si avvicinano fino a quando la preda è alla giusta distanza per l'attacco. Con le zanne tese, il piccolo Porzia inietta il veleno ad azione rapida. Questa combinazione di intelligenza, memoria e furbizia lo rende un avversario temibile e letale. Altri, invece, si affidano puramente al loro vigore. Tarantole grandi come una mano sono difficili da non vedere. Anche se il loro morso non è mortale per l'uomo, per gli insetti, le rane e i topi, la tarantola è un nemico letale.
Nelle acque di fiumi, paludi e specchi d'acqua si nasconde il più antico e pericoloso predatore del pianeta. Attorno alla sua figura sono sorte leggende, storie e canzoni. Quando viene nominato, la gente trema. Si tratta del coccodrillo. È un efferato cacciatore e un simbolo di appetito insaziabile. Può restare nascosto in acqua per ore e attaccare senza preavviso. Il coccodrillo marino e quello del Nilo sono le due specie più grandi al mondo. La loro caccia provoca la morte di centinaia di persone l'anno. Il dio egizio Sobek era un coccodrillo e in suo onore adornavano questi animali con dei gioielli. Sobek controllava il Nilo ed era venerato per placare le ire dei coccodrilli e per favorire la fertilità del popolo e dei raccolti. I coccodrilli esistono sin dall'inizio dei tempi. Coesistevano con i dinosauri. Sono sopravvissuti alla deriva dei continenti e all'era glaciale. Mentre molti animali si sono evoluti per riuscire a sopravvivere, i coccodrilli sono rimasti uguali per milioni di anni. Abbassando la frequenza cardiaca fino a 2 battiti al minuto e grazie alle palpebre trasparenti, attendono le prede sott'acqua. Lago Anivorano, Madagascar. Per i suoi abitanti, il lago Anivorano è sacro. La leggenda racconta che uno stregone, travestito da viandante, arrivò ad Anivorano e chiese di avere dell'acqua, ma non fu aiutato. Così lo stregone inondò la città come punizione. Da allora, questo popolo crede che i coccodrilli siano la reincarnazione dei loro avi e per questo sono sacri. Per conquistare il favore dei coccodrilli, gli abitanti eseguono delle cerimonie e offrono loro carne di zebù. I coccodrilli si nutrono della carne offerta. Il rituale termina quando un giovane appende il cranio dello zebù sulla cima di una colonna già adornata con i teschi di cerimonie precedenti. L'attacco di un coccodrillo non è prevedibile. Emergendo dall'acqua solo con gli occhi e le narici, è sempre in agguato. Il coccodrillo del Nilo, il più grande rettile al mondo, balza fuori dall'acqua con le fauci spalancate. I coccodrilli sono adatti alla caccia in acqua. Hanno muscoli possenti e zampe palmate e artigliate. Il coccodrillo marino vive nell'oceano ed è stato anche avvistato in mare aperto. Abbeverarsi o guardare un fiume si rivela una pessima idea se c'è un coccodrillo. Senza nessun preavviso, il rettile si lancia all'attacco dell'ignara preda, stringendola fra le sue possenti mascelle. Il suo morso è 4 volte più potente di quello del leone, con una pressione di circa 1700 kg per 6,5 cm quadrati. La sua bocca contiene fino a 60 denti, con i quali dilania le prede. Dopo il morso, trascina sott'acqua l'animale morente, finendolo con una serie di torsioni mortali. Allora il coccodrillo, con la sua forza e l'insaziabile appetito, il predatore più pericoloso. Qual è il più potente dei predatori del pianeta? Il maestoso leone, il ragno zannuto, lo scorpione velenoso, il preistorico coccodrillo. O forse è l'umanità stessa. È udito da 8 chilometri di distanza. La sua presenza scatena il panico fra gli altri animali. Il leone vive davvero una vita degna di un re. Dorme circa 20 ore al giorno e il suo riposo è interrotto solo quando caccia.
Le femmine sono fondamentali nella caccia e grazie al loro lavoro di squadra riescono ad abbattere anche le prede più grandi. Queste cacciatrici spietate, però, sono anche madri amorevoli, con un profondo istinto materno che le porta a proteggere i cuccioli dagli altri predatori a qualsiasi costo. Esistono pericoli inaspettati per gli animali che vivono nella savana. Le giraffe sono maestose. I bufali sono formidabili. Ma grazie alla sua regale criniera e al temibile portamento, il leone è conosciuto come il re degli animali. È sempre stato celebrato per la sua maestosità, il suo coraggio e la sua forza. Re e regine l'hanno adottato come simbolo di potenza. Anche se il carnivoro più grande delle pianure africane, è più piccolo delle tigri asiatiche, ma più veloce. La folta criniera di un maschio adulto si scurisce con l'età. Le criniere, oltre ad attutire gli attacchi dei nemici, aggiungono più volume, rendendoli più temibili e mettendo in guardia gli altri leoni. Più stupefacente della criniera è il loro ruggito. Il suono di un leone che difende il proprio territorio può essere l'aria diviene pesante e faticano a respirare. Gli animali si innervosiscono. Cercano di individuare da dove provenga il pericolo. Il loro olfatto altamente sviluppato rileva del fumo e questo significa pericolo concreto. Il fuoco è un nemico mortale per tutti, per prede e per predatori. L'istinto dice loro di correre.